tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Pesaro domani iniziano i mondiali di ginnastica ritmica con la partecipazione di 54 nazioni, attese oltre 20.000 persone. Al via la 44esima edizione del Festival Internazionale Polifonico, novità di quest'anno l'esibizione di un coro turco. Il montacarichi è rotto e per i disabili raggiungere la sala di riabilitazione al primo piano diventa un'impresa. Togliete quel cantiere, l'appello dei 5 Stelle per consentire agli studenti di tornare a scuola in sicurezza. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, che questa sera si apre con una delle tante segnalazioni che arrivano ogni giorno in redazione. Questa volta riguarda un disservizio, un montacarichi rotto nel quartiere San Lazzaro che crea disagi soprattutto alle persone con disabilità. Gli ultimi 13 anni della vita di questa mamma, che chiameremo Anna, nome fittizio che useremo per motivi di riservatezza, non è stata per l'aspetto pratico una esistenza paragonabile a quella di tante mamme della sua età. Anna ha una figliola affetta da tetraparesi spastica per un danno neuronale subito durante il parto. 14 anni di grande amore però, tutti bambini diversamente abili sono bambini speciali che donano più di quello che possiamo credere o pensare, sono un dono e come tale riempiono la vita ed il cuore dei loro genitori. Ma Anna ci ha chiamato per un aspetto pratico della sua vita speciale, la lotta quotidiana contro le barriere architettoniche. Siamo nel quartiere San Lazzaro, dove ha sede il centro ASUR per la riabilitazione, e Anna e sua figlia, come tantissimi genitori, lo frequenta due volte alla settimana da oltre 4 anni. La struttura è al piano rialzato, ambienti ampi, moderni, confortevoli e ospitali per i pazienti, presi in carico dalle esperte e amorevoli cure degli specialisti del centro. Ma per accedere a questa struttura territoriale sono dolori. Anna, per via di un montacarichi inadeguato e spesso guasto, arranca con oltre 50 kg tra carrozzina e figlia sulle rampe dell'edificio e con la pioggia le cose si complicano. Lei, nonostante un'ernia al disco, vince la gravità e raggiunge lo scopo. Ma la situazione si potrebbe complicare e allora rivolge un appello accorato. Non funziona da tanti anni e se funziona funziona per un giorno o due, e noi incontriamo sempre le stesse difficoltà di raggiungere il centro riabilitativo e non solo in salita ma anche in discesa questo scivolo. E quindi abbiamo bisogno di questa non so come chiamarla, agevolazione oppure questo ausilio. L'ascensore che funzioni. Dalla redazione oggi abbiamo fatto però qualche telefonata e siamo riusciti a parlare con il responsabile dell'ufficio tecnico addetto alla manutenzione dell'area vasta e ci ha assicurato che si stanno attivando per risolvere definitivamente la problematica che persiste da tempo e per ripristinare nell'immediato il montacarichi. Una buona notizia per chi ogni giorno vince la gravità con la forza dell'amore. Il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sarà in Emilia-Romagna e nelle Marche il 2 e il 3 settembre, ospite di alcune iniziative del partito. Sabato sarà a Bologna alle 11.30, la festa dell'unità del Parco Nord, mentre domenica alle 11 sarà a Pesaro alla festa degli enti locali. L'Italia ospita per la prima volta nella storia i mondiali di ginnastica ritmica, la cui 35esima edizione si terrà a Pesaro dal 30 agosto al 3 settembre. Domani alle 20 all'Adriatic Arena la cerimonia ufficiale di avvio di una kermesse agonistico-sportiva internazionale tra le più importanti del 2017. La scelta
di Pesaro non è stata casuale, ricorda una nota della Regione Marche. La patria di Rossini, oltre che essere città europea dello sport 2017, è infatti un punto di riferimento per la ginnastica ritmica internazionale, dove si sono svolte 7 tappe consecutive della Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi. Il Mondiale di Pesaro è anche il primo appuntamento del quadriennio olimpico che porta ai giochi di Tokyo 2020. L'iniziativa è frutto del lavoro svolto dalla società Aurora di Fano e dall'ASPES SPA con la collaborazione della Federazione Internazionale di Ginnastica. Saranno a Pesaro per l'evento il ministro per lo sport Luca Lotti, previsto il 1 settembre, il presidente del CONI Giovanni Magalò il 1 e 2 di settembre e il presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica Morinari Watanabe. I numeri dell'evento sono 54 le nazioni partecipanti, 177 le ginnaste per la gara a squadre, 98 per le gare individuali, 250 invece i volontari da tutto il mondo, 35 stand nel villaggio commerciale all'esterno dell'Adriatic Arena e 20.000 le persone attese come pubblico, 1.300 i componenti delle delegazioni più quelli del Comitato Olimpico Internazionale, con 120 media tra televisioni, giornali, internet, la stampa accreditata che seguirà le qualificazioni e la fase finale del mondiale. Nel 1911 e nel 1954 l'Italia ospitò a Torino e Roma i tornei internazionali di artistica maschile e femminile, ora la prima mondiale della ritmica a Pesaro. Da oltre 4 decenni a Fano si tiene il Festival Internazionale Polifonico, un evento che fino al 9 settembre vedrà l'esibizione di coristi e maestri da tutto il mondo. Da 44 anni a Fano, sul finire di agosto, si tiene l'incontro polifonico Città di Fano. Da 44 anni Fano vive una delle massime espressioni del canto corale attraverso autori, coristi e direttori di coro tra i migliori a livello nazionale ed internazionale con presenze di caratura mondiale come quella di quest'anno con il grande maestro norvegese Ragnar Rasmussen che terrà una masterclass professionale aperta a direttori di coro con esperienza. 36 ore di lezione a cui hanno accesso 37 fortunati musicisti, molti dei quali sotto i 30 anni, provenienti da 10 differenti paesi, Austria, Nigeria, Ucraina e persino da oltreoceano, dal Venezuela. Questa nona edizione dell'Accademia Europea si incastona nelle 2 settimane di festival, dove 250 ospiti tra coristi ed accompagnatori vivranno Fano e faranno vivere agli spettatori dei concerti emozioni uniche che solo la polifonia può regalare. Sì, allora il festival vive da molti anni, è uno dei più longevi festival di canto corale che c'è in Italia e in Europa. Quest'anno una delle cose particolari è che si allarga come spazio nelle settimane perché dura 2 settimane, è sempre durato al massimo una e fino a qualche anno fa dura 4 giorni, ma pian piano lo stiamo allargando, stiamo cercando di portare a far sì che Fano abbia un festival di musica nella parte finale delle estate sempre più importante, sempre più grande, anche più che prenda più tempo, in maniera tale che sia i turisti che anche gli appassionati possano venire a Fano e sapere che dalla fine agosto ai primi di settembre c'è musica. Un'edizione speciale questa della 44esima edizione che per la prima volta si spinge alle 2 settimane ed ha ospitato come prima volta in assoluto un coro turco di origini anche islamiche oltre che cattoliche, perfettamente integrato nel contesto religioso delle location delle esibizioni, virtuoso esempio di ciò che la musica e solo la musica è in grado di fare. 44 anni di organizzazione significano una vita in cui tantissimi coristi si sono spesi per dare a Fano questo evento culturale che sta diventando sempre più significativo grazie alla polifonia,
a Fano è arrivato il mondo, ma anche Fano è andato nel mondo. Certamente far conoscere Fano, presentare questi contenitori, questi luoghi, queste chiese, stupire, come è successo domenica con il concerto nella Pinacoteca San Domenico, stupire con un contesto che è anche artistico importante, cioè ritrovarsi sotto le mura romane, sotto l'Arco d'Augusto, io credo che sia anche un buon veicolo pubblicitario in questa fase conclusiva della stagione estiva. Il deserto. C'è un cantiere che, secondo Fano 5 Stelle, metterebbe a rischio la sicurezza degli studenti che nei prossimi giorni, tra l'altro, rientreranno a scuola e per questo ne chiedono la rimozione. Un cantiere nel bel mezzo di una strada trafficatissima, tra l'altro nei pressi di una scuola, non è il massimo della vita. No, più che poi su una strada, addirittura su un marciapiede e pista ciclabile. Contemporaneamente parliamo appunto della pista ciclopedonale di Viale Italia, importantissima perché è un tratto di appunto attraversamento, di passaggio di pedoni e ciclisti. E normalmente nei giorni diciamo, di classico diciamo, percorso, ma anche invece molto, molto importante quando riapriranno le scuole a breve, perché conduce sia alle scuole del Poderino, ma anche in direzione opposta verso il polo scolastico dei licei. Quindi in alcuni orari veramente preso d'assalto da ciclisti e pedoni, fortunatamente ecco, hanno finalmente da qualche anno una via privilegiata per appunto percorrere questa via Viale Italia. Oltretutto Viale Italia è diventata anche un po' più trafficata dal punto di vista automobilistico dopo l'apertura degli interquartieri. Oggi abbiamo appunto un quartiere proprio sopra la pista ciclopedonale, quindi con inevitabili malumori ma anche appunto difficoltà da parte di chi prende la bici, chi va a piedi. Quindi ecco, in una città dove c'è diciamo, lo slogan principale è Fano città dei bambini e delle bambine e poi oltretutto da fine dell'anno scorso scolastico è stato riattivato, a scuola ci vado da solo e questa è una delle arterie principali che vengono proprio percorse dai bambini che vanno a scuola da soli a piedi, ecco ci pare una cosa abbastanza, diciamo, un controsenso enorme. Ecco, noi appunto chiediamo che questo tratto venga assolutamente liberato dal cantiere, anche perché altri cantieri precedenti sulla stessa via non avevano occupato questo spazio. E quindi ecco, la richiesta è che appunto questo venga rimosso assolutamente. A Fiorenzuola di Focara verrà realizzata una nuova rotatoria sulla Siligata, un'opera attesa da anni da parte dei residenti e che ANAS realizzerà investendo 800.000 euro. Il Comune invece provvederà agli espropri dei terreni per l'accesso appunto alla rotatoria. Il sindaco di Pesaro Ricci torna sul San Bartolo anche per inaugurare il nuovo parcheggio del cimitero di Fiorenzuola, che è di 480 metri quadrati. La sfida, ha detto Ricci, è trasformare il problema in opportunità. Ieri sera il tempo incerto e anche il forte vento hanno fatto slittare a questa sera, sempre alla BCC Arena di Fano con inizio alle ore 21:15, la commedia dialettale della compagnia Accademia dal titolo Alveg o Analveg, un appuntamento che chiude l'ottava edizione della rassegna provinciale dialettale Teatro Sotto le Stelle, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico. Giovedì prossimo alla cooperativa Tre Ponti a Fano si parlerà invece sul futuro, del futuro della caccia in un convegno organizzato dalla Federcaccia Provinciale. Un convegno per il terzo anno consecutivamente per fare un focus sullo stato della caccia, sulle prospettive, sul futuro. Sì, noi oramai è il terzo anno che organizziamo questa grossa manifestazione molto partecipata alla cooperativa Tre Ponti in prossimità dell'apertura della caccia. Normalmente, come quest'anno, facciamo un po' il punto della situazione, ovvero un'illustrazione del calendario venatorio regionale, un po' le problematiche affrontate e quelle da affrontare, ma quest'anno aggiungiamo un pezzo in più, abbiamo la presenza del dottor
Michele Sorrenti, responsabile scientifico dell'ufficio Avifauna Migratoria di Federcaccia, nonché referente presso la Commissione Europea di Face Europa, i cacciatori europei, per la revisione delle direttive Habitat e Uccelli. Michele Sorrenti illustrerà i progetti presentati qualche mese fa in Spagna ad un congresso internazionale, con particolare attenzione per i progetti della lodola, del tordo bottaccio, la migrazione prenuziale della beccaccia e anche la cesena in provincia di Brescia. È un'occasione veramente ghiotta, perché il tecnico è a livello internazionale. Io penso che sia una buona occasione per i cacciatori di Fano e del circondario di essere presenti ed apprendere qualcosa di culturalmente nuovo rispetto a quello che il mondo venatorio finora ha prodotto. Quando ci sarà, a che ora e dove? Allora, giovedì sera 31 agosto alla cooperativa Tre Ponti alle ore 19:45 con un piccolo buffet, e il convegno vero e proprio alle 20:45. Allora, prima di salutarci, vi ricordo che per quanto riguarda la vaccinazione obbligatoria dei figli che devono andare a scuola, sarà l'ASUR a far arrivare nelle case dei marchigiani, delle famiglie non in regola con gli obblighi previsti appunto dalla nuova legge sull'obbligo vaccinale, a far arrivare queste lettere. Le famiglie riceveranno una lettera con l'invito ad aderire alle vaccinazioni mancanti prima dell'avvio dell'anno scolastico. È dunque questa la procedura scelta dalla Regione Marche per attuare a questo decreto. Nelle Marche sono circa 10.000 i bambini da 0 a 6 anni da convocare per le sedute vaccinali, che cominceranno negli ultimi mesi dell'anno. Le famiglie i cui figli invece sono già in regola con le vaccinazioni non riceveranno alcuna comunicazione. Questa è l'ultima informazione del nostro telegiornale. Tra poco ci sarà una nuova puntata di Box, i protagonisti della Fano di un tempo, e poi In cucina con lo chef, e a seguire uno speciale sul Palio delle Contrade. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti e a domani.